Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza trimestrale. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi al blog Mio Radar, al blog Mia Fantascienza, al blog Paleo Contatto. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Mio Podcasting. Puntata 51, stagione 5. In questo episodio parleremo del libro ufologico di Jack Valle, Dimension e Casebook of Alien Contact, ossia Oltre Dimension avec Jack Valle. Allora, per chi non lo sapesse, Jack Valle ottenne una laurea in matematica alla Sorbona e un master in astrofisica all'Università di Lille. Nel 1961 cominciò la sua carriera professionale come astronomo dell'Osservatorio di Parigi. Nel 1962 lasciò la Francia e si trasferì negli USA presso l'Università del Texas. Sviluppò il primo sistema di teleconferenza su ARPANET. Insieme al suo mentore, il professor Joseph Allen Hynek, Valle fondò il Collegio Invisibile, che nel 1973 si trasformò nel CUFOS, un gruppo di esperti di tutto il mondo che si interrogavano sulla tematica UFO. Nel corso del tempo Jacques Valle è diventato critico verso l'ipotesi extraterrestre degli UFO, ha specificato in un articolo le principali obiezioni contro questa ipotesi. Valle anzi avanzò l'ipotesi che gli UFO potessero provenire da una dimensione parallela alla nostra, l'ipotesi parafisica. Nella mia bloggata, che trovate il link in descrizione, sarete catapultati ad una conferenza del Quebec del 3 giugno del 1990, in francese ma comunque ascoltabile per chi ha skills. In ogni caso ve la posso sintetizzare rapidamente. Si dice che gli incontri ravvicinati sono molto più numerosi di quello che richiederebbe qualsiasi esplorazione fisica della Terra da parte di extraterrestri. Ora, questa affermazione in realtà è falsa. Il traffico alieno statisticato per casi, ossia per casi ufologici, cioè eventi ragionevolmente reali e certi e che hanno un UFO shape assimilabile, in realtà queste statistiche indicano che ci sono anni in cui non esiste traffico alieno per la Terra. Negli altri casi gli avvistamenti UFO generano vari eventi nell'anno critico. I mezzi alieni probabilmente raccolgono dati ambientali e sociologici studiando l'umanità. La struttura fisica dei presunti alieni, così come vengono descritti, non sembra originaria di altri pianeti né biologicamente adatta ai viaggi spaziali. Questa è la tesi di Valle. Purtroppo è un'affermazione falsa. Le uniche iconografie degli alieni si hanno nei dipinti della Teogonia Eliopolitana, dove si stima una razza aliena assimilabile agli insetti, quindi con meccanismi biologici più semplici dei mammiferi e quindi più facili da poter porre in animazione, sospesa o ibernazione. I comportamenti riferiti dalle presunte vittime dei rapimenti alieni contraddicono l'ipotesi di esperimenti scientifici o genetici su umani da parte di una razza aliena avanzata. Questa è l'ipotesi di, anzi la tesi di Valle. Anche questa affermazione è falsa. Paleufologicamente c'è traccia nella Teogonia Eliopolitana della creazione da parte degli alieni di ibridi alieni umani. Quelli di prima generazione hanno DNA umano dominante, Osiride. Quelli di seconda generazione sono recessivi, Horus. E questo dimostra piena compatibilità con il DNA umano. Anche nel caso Zanfretta, nei primi tre incontri sono riportate analisi biologiche sul Metronotte, che alla fine poi è stato liberato e non è stato trasportato altrove come campione per uno zoo galattico.
Valle sostiene che l'estensione del fenomeno attraverso la storia umana dimostra che gli UFO non sono un fenomeno contemporaneo. Beh, questa affermazione è vera, si stima un paleocontatto tra il 6000 a.C. e il 4100 a.C. Poi varie missioni aliene con basi di prossimità in Sud America e probabilmente anche in Siberia. Poi un ritiro da tali basi per crescita della popolazione mondiale. Quanto poi gli europei fecero l'invasione in Europa dall'Europa nel 1200 d.C. del continente americano. È da lunghissimo tempo che infatti gli alieni osservano e studiano la civiltà umana. L'apparente abilità degli UFO nella manipolazione dello spazio e del tempo suggeriscono ipotesi radicalmente diverse. Anche questa affermazione di Vallée è falsa. Le latenze ufologiche indicano un volo balistico inerziale con basi di prossimità poste negli esopianeti. Vallée confonde la capacità dello scudo plasmatico dei dischi di piegare e deflettere la luce, camuffandosi nello spettro della luce visibile, con presunte fantomatiche capacità di dislocazione FTL o iperdimensionali faster than light, quindi confrontare quindi con modelli ufologici quantitativi pagina 45, 48, 55 e 263, oltre agli eventi di Esdalen Light. Infine, Vallée sostiene che prendendo in esame i fenomeni che escono dall'ordinario umano si nota o si noterebbe una similitudine fra certi fenomeni presenti nel folklore e i moderni presunti incontri ravvicinati con gli extraterrestri ed alcuni presunti fenomeni paranormali. È possibile che vi possa essere in effetti qualche relazione tra elementi del soprannaturale, quindi il caso di Fatima, ed incontri alieni, ma altri tipi di folklore sono da escludersi a causa dell'iconografia che non rassomiglia ai miti della teogonia eliopolitana. Vallée infine intravede nel fenomeno ufologico un sistema di controllo dell'evoluzione terrestre che è attivo nella storia umana ed opera sull'inconscio collettivo della nostra specie. È in effetti possibile ed è anche ragionevolmente vero. Si pensa ai primi contattati genui come Jonathan Swift e Lisa Heywood che introdussero per primi il tema del primo contatto e della tecnologia immaginaria. Comunque, nelle tesi di Vallée, che cosa c'è che non quadra agli occhi di un paleofologo razionale? Le affermazioni eccezionali richiedono prove eccezionali. Purtroppo il testo di Vallée, Dimension e Casebook of Alien Contact, non ha prove eccezionali, le narrazioni sono cronologicamente caotiche, senza seguire un logico percorso temporale. Si confondono miti e leggende e non ci si pone mai nel testo di Vallée il problema dell'entropia culturale. Le narrazioni di adduzioni aliene sono composte da storie di singole persone, come quelle del testo di John Mack, per cui gli eventi non sono reali e non sono misurabili. Sono solo fabule di fantascienza che seguono il pattern delle fabule di Amazing Stories. È poi un grave errore metodologico compiuto appunto da Vallée, che non pare sapere che non basta un mito o una leggenda a dimostrare un paleocontatto, che sia diretto o indiretto, perché anche il caos entropico, la simmetria informativa creano miti e leggende, quindi il caos entropico genera una tendenza crescente a raccontare cazzate, balle, costruire novelle, racconti e storie di fantasia per 99.000 ragioni. La simmetria informativa orizzontale consiste nella possibilità che l'osservatore assista a fenomeni naturali, incompresi, scambiandoli per eventi religiosi, magici, o ritenere eventi umani, come ad esempio velivoli militari sperimentali o prototipi segreti, come dei velivoli che possono essere scambiati per mezzi alieni. E tali cause creano una nebbia cognitiva fittissima che occorre superare con metodo. La
l'assenza di un recinto razionale entro cui fatti ragionevolmente reali e misurabili e le teorie possono muoversi è a mio avviso una grave carenza. L'attore Vallée non è capace di discernere tra patacche, leggende, miti con veraci contenuti paleufologici. C'è poi infine un errore grossolano, vistoso come se come una casa. Come si fa a considerare una testimonianza valida di per sé senza porsi mai il problema del caos entropico o di una simmetria informativa negli osservatori? Quindi, buona sostanza, a differenza del libro di Wonders in the Sky e Passport to Magonia, due ebook veramente meritevoli, frutto di una certosina raccolta di eventi anomali riportati in antiche fonti storiografiche, a mio avviso il testo Dimension e Casebook of Alien Contact è veramente un pessimo testo ufologico, poco scientifico, molto caotico, getta una fitta nebbia cognitiva sulla natura del fenomeno UFO. Inoltre, per il rasoio di Occam, non moltiplicare i fattori, ossia alieni provenienti da altre dimensioni o galassie collocate in altri universi spazio-temporali, quando basta sommare gli addendi, stessa galassia, stesso spazio-tempo, alieni a bordo di astronavi provenienti dallo spazio profondo, salpati da basi di prossimità negli esopianeti, in visita geograficamente sparsa e frazionata nel tempo sulla Terra, tanto che l'umanità non ne ha ancora razionalizzato il suo ricordo storico. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.